Si torna a parlare di diritti civili a Benevento. Da una parte il movimento delle sentinelle in piedi che in silenzio manifestano contro le leggi pro-gay al vaglio del Parlamento, dall'altra le tagliatelle in piedi, un gruppo che sull'onda dell'ironia prova a dire la propria. Ancora il movimento WAND LGBT che il 6 giugno proporrà il Gay Pride, il primo Gay Pride a Benevento. Non siamo contro nessuna forma di espressione democratica e esprimiamo il nostro dissenso semplicemente contro dei progetti di legge che non ci sembrano giusti verso la famiglia, perché noi crediamo nella famiglia tradizionale e vogliamo difendere i diritti dei bambini. Come ho detto prima, i bambini hanno dei diritti, ma gli adulti non hanno diritto a un bambino. Noi siamo contro il DDL Cirinà. Ci opponiamo al DDL Scalfarotto che rischia di reintrodurre il reato d'opinione e siamo contro insegnamenti sull'affettività messi nelle scuole dalla materna, dall'infanzia in poi, di quella che viene chiamata teoria gender. Le tagliatelle in piedi, che cosa volete rappresentare o non rappresentare? Allora, movimento è già una parola forte. Noi siamo semplicemente un gruppo di pastafariani auto-organizzatosi. Che i pastafariani, il pastafarianesimo è una religione inventata, ovviamente. E il nostro unico scopo è giocare, che è il contrario di quello che fanno invece le sentinelle, che manifestano contro qualcosa. Noi non manifestiamo contro nessuno, anzi nemmeno manifestiamo, ci divertiamo. E prendiamo in giro praticamente queste sentinelle intolleranti. Oggi insieme alle sentinelle in piedi c'è una sorta di contromanifestazione in attesa del Gay Pride del 6 giugno, siete scesi in piazza ancora una volta a manifestare i vostri diritti e ovviamente anche la libertà di chiederli. Sì, in pratica noi del WAND non abbiamo organizzato nulla, ma sono andate queste due manifestazioni spontanee da cittadini di Benevento che hanno deciso di manifestare contro questa manifestazione delle sentinelle che in realtà va a privare proprio quelli che sono le persone che partecipano al Gay Pride del diritto di potervi partecipare liberamente. Loro chiedono con il silenzio, tra l'altro, di ottenere la cancellazione, di non vogliono questo Gay Pride e in realtà a noi questa cosa dispiace perché non è con il silenzio che riusciremo a far capire loro che cos'è un Gay Pride e come funziona un Gay Pride, che non è altro che l'affermazione dei nostri diritti.